Intolleranza, razzismo, neonazismo. La Varese antifascista alza il livello d'attenzione. Manifesti, minacce, gesti d'odio non troveranno più indifferenza. La serata organizzata da CGIL Varese, Ampi Provinciale, Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, in collaborazione con il Comune di Varese e il Sindaco Galimberti, ha avuto ospite d'onore Paolo Berizzi di Repubblica, giornalista sotto scorta per le minacce ricevute da frange di estrema destra e autore di Nazi Italia, un libro inchiesta di cui un capitolo è dedicato proprio a Varese. A Varese ci sono dei gruppi, i Dora, i Blood and Honor, che sono dichiaratamente neonazisti, lo sono perché lo dicono loro, lo dicono i loro simboli, nel caso dei Blood and Honor la parola stessa, sangue e onore, che era il motto della gioventù hitleriana, sono due gruppi che nel caso dei Dora sotto inchiesta per tentata ricostituzione del partito fascista, nel caso di Blood and Honor un sodalizio fatto anche di criminali e pregiudicati con sentenze definitive. Io penso che il laboratorio Varese sia un caso nazionale e penso, lo dirò questa sera, che lo Stato debba sciogliere queste organizzazioni perché sono appunto dichiaratamente neonaziste e sono una vergogna per la Varese democratica e per la Repubblica Italiana, che alla faccia dei nipotini di Hitler e di Mussolini non è la Repubblica di Salò. Qualcuno la definisce la lotta dei penultimi contro gli ultimi, la risposta alle paure che il clima politico nazionale sta sicuramente sdoganando. Il bisogno di avere sempre un nemico contro il quale indirizzare il proprio odio, il loro rancore, la loro rabbia, penso che siano sentimenti generati anche da una frustrazione e questi sentimenti in questa stagione politica e sociale trovano nuova linfa vitale, riaffiorano perché sfruttano appunto il clima politico favorevole, perché cavalcano la paura, l'insicurezza, la disperazione della gente e soprattutto perché sono stati sdoganati questi sentimenti da un governo che di fatto ha preso le parole d'ordine dell'estrema destra, dei gruppi neofascisti e le ha fatte diventare le parole d'ordine del governo di questo paese. Basta pensare allo slogan "prima gli italiani", che era la parola d'ordine e lo slogan di Casa Pound. Salvini l'ha scippata a Casa Pound e "prima gli italiani" è diventata la parola d'ordine del governo. Sulla nostra rete il 25 aprile sarà dedicato un ampio speciale alla serata varesina con voci e commenti di tutti i relatori.